è perfettissima. Ci dia entità A attraverso Corrado Piancastelli, 1995, entità A. Dal punto di vista umano si può dire che è una forza intelligente, equilibratrice e perfettissima. Non può essere una forza cattiva. Da un punto di vista universale potremmo dire che il discorso non ci interessa, in quanto, potendo speculare in senso universale, è inevitabile ammettere che una forza oltremodo perfetta non sia né buona né cattiva, per il semplice fatto che è forza di equilibrio, ragione massima di intelletto e quindi essenza assoluta di giustizia. Aggiungeremo che la giustizia è fine a se stessa e non è né eccessivamente buona né eccessivamente cattiva, ma precisa. Dio non può quindi essere buono o cattivo, ma è infinitamente giusto, di una giustizia che, in quanto assoluta, non ammette nessuna eccezione, neppure relativa. E l'inesistenza dell'eccezione nella giustizia assoluta non ammette in sé medesima principio alcuno che possa identificarsi con bontà o malvagità. La giustizia fine a se stessa si esplica, si manifesta e quindi si applica ordinatamente secondo una distribuzione che è sempre perfettamente giusta e che si esprime attraverso il principio della causa e dell'effetto. La causa e l'effetto sono la manifestazione diretta, resa universale, quindi resa materiale o immateriale, e comunque scaturita dal principio della giustizia assoluta. Ogni causa dà il suo effetto, che è sempre e massimamente proporzionato alla causa, e di essa è la risultante estremamente precisa, estremamente esatta, in quanto si ispira direttamente al principio della giustizia assoluta. La causa e l'effetto sono quindi due esistenze fuse in una, e ciascuna di esse è assoluta nella sua perfezione. Attraverso questo ragionamento voi potrete concludere, senza tema di errare, che Dio è giustizia infinita, è giustizia assoluta. Continua.